Vi voglio raccontare una storia. Spero solo di ricordarmi tutto, perché quelli sono stati anni davvero confusi. It's too dark to put the keys in my ignition. Abbastanza. E infatti, mentre sono alle Hawaii con Crosby, Stills e Nash per preparare un nuovo tour, arriva la notizia che Bruce Berry, un roadie che lavorava con noi da qualche anno, è stato trovato morto per overdose. Bruce era un gran lavoratore. Io lo sentivo cantare le mie canzoni e vi assicuro che mi è sceso un brivido lungo la schiena quando mi hanno detto che l'hanno trovato morto da 3 giorni e con la siringa ancora nel braccio. Registriamo in presa diretta. L'unico effetto speciale è che siamo tutti intossicati di tequila José Cuervo. Quelle erano canzoni davvero liquide. Ci voleva un salvagente per arrivare a fondo senza annegarci dentro. Idea di come ci si possa sentire a essere soli, vi spiego cosa è successo al vecchio Charlie. Lui sì che è un cantautore. Charlie aveva solo bisogno di un po' di controllo e fu quando venne respinto da tutti che si incazzò, ma si incazzò di brutto, la prese molto male e combinò un gran casino.
Io lo conoscevo bene, Charlie, e tutta questa faccenda aveva spaventato a morte anche me. Comunque, da quel giorno, Crosby si è comprato una calibro 22 e se la portava sempre addosso. E l'ha anche usata. Mentre sto registrando, Kerry è alle Hawaii con Zicky. Quando però la vado a cercare, mi dicono che è in barca da un po' di giorni con un amico di Crosby. La cosa peggiore però è che piccolo Zicky non cresce come dovrebbe. I medici pensano sia una specie di paralisi cerebrale che non gli permette di crescere gli altri bambini. Yes, I've got mine with all those people. They think they got it made, but I won't buy, sell, borrow or trade anything I have to be like one of them. Rather start all over again. Posso sembrare brutale, ma io faccio solo tutto in funzione della musica. Comunque, a questo punto vi starete chiedendo chi sia Waterface. Waterface è la lettera di addio di un suicida senza il suicidio. Ogni volta che rileggo quella lettera, io sono Waterface.